Dignità! Dignità! Il futuro occupazionale di circa 400 tra OSS e ausiliari della ASL Lanciano Vasto Chieti è a rischio dopo l'appalto scaduto lo scorso 30 giugno. Questa mattina lavoratori e sigle sindacali si sono ritrovati sotto il palazzo della direzione sanitaria della ASL per un sit-in di protesta e chiedere a gran voce chiarezza sul futuro che appare drammaticamente incerto. Abbiamo pagato un prezzo anche molto alto, soprattutto in questi anni di pandemia, perché molti colleghi si sono contagiati, abbiamo sofferto, abbiamo collaborato, non ci siamo mai tirati indietro, quindi io penso che sia un riconoscimento e anche vogliamo anche una risposta immediata. Non è che possiamo tornare a andare avanti ancora così, che siamo andati avanti 11 anni e adesso da un giorno all'altro all'improvviso ci hanno cestinato. Quindi vogliamo delle risposte subito, perché ce lo meritiamo. Sì, veramente pensavamo di aver toccato il punto più basso e a me è dispiaciuto sinceramente sentire i lavoratori che rappresento che mi hanno comunicato che erano costretti a fare turni di lavoro improponibili da 16 ore e di utilizzare appunto il pannolone perché la procedura di svestizione era troppo farraginosa e perché rischiavano di contrarre il Covid. Pensiamo che la dignità che è mancata in quel momento debba essere restituita attraverso una procedura di stabilizzazione di questi OSS. Qualcuno di loro lavora per la ASL da 10-11 anni e per cui oltre al momento della pandemia in sé per sé hanno dato molto 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 alla ASL e a tutti gli utenti della ASL. Abbiamo dato alla Regione due opportunità per risolvere il problema. La prima soluzione era quella di una legge regionale che riconoscesse il punteggio per quanto svolto nel privato, però all'interno delle strutture pubbliche, e questo non l'ha fatto. La seconda opportunità che abbiamo presentato alla Regione è quella della costituzione di società in-house, dove questa struttura pubblica avrebbe mantenuto questi lavoratori nell'ambito del loro contratto di tipo privatistico. Questo avrebbe risolto, tra virgolette, capre e cavoli, perché le cooperative e ditte sono di fatto un'intermediazione del lavoro e quindi sarebbe stata una soluzione anche agevole sotto un punto di vista economico. Presente a sostegno dei lavoratori anche Diego Ferrara nelle vesti di nuovo presidente del comitato ristretto dei sindaci. Ho letto su alcune magliette OSS eroi invisibili e mi trova perfettamente d'accordo su questa frase perché io so, perché ho vissuto sulla mia pelle come medico che cosa significa e che cosa ha significato e speriamo che cosa non significherà nel futuro vivere mettendo a repentaglio la propria salute e la propria pelle. Qui si tratta di non un capriccio, ma di una osservazione delle più elementari norme, delle regole di assunzione delle persone. Pronta la risposta dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì che dopo l'incontro con le sigle sindacali vede la possibilità di reintegrare nelle varie strutture sanitarie della regione un personale che ha dato tanto e che noi non vogliamo considerare di serie B.